Siamo nel piazzale antistante alla sede aretina della CGIL, dove la CGIL Funzione Pubblica ha indetto una conferenza stampa. Sì, abbiamo indetto questa conferenza stampa per protestare circa il piano assunzionale del Comune di Arezzo, che viste le nuove capacità assunzionali del Comune finisce per inibire la capacità assunzionale del futuro. Ecco, allora, che cosa chiedete nello specifico al Comune di Arezzo? Nello specifico chiediamo che le previste assunzioni di 5 dirigenti non vengano effettuate, ne stanno già facendo la seconda, perché questo finirebbe per mettere a repentaglio tutta quella che è la capacità assunzionale del Comune di Arezzo nei prossimi 3 anni. In alternativa noi abbiamo chiesto, anche durante le delegazioni trattanti come RSU del Comune di Arezzo, al sindaco, con la presenza del sindaco Ghinelli, abbiamo chiesto che questo nuovo modello organizzativo basato su una orizzontalizzazione, così chiamiamola così, dell'organizzazione venga ottemperata attraverso l'assunzione semmai di nomina di posizioni organizzative che costano molto meno dei livelli dirigenziali. In un momento come questo, dove servono servizi ai cittadini, dove il turnover dopo tanti anni sta riprendendo un regime di normalità, quindi di sostituzione nel campo posso pensare al settore educativo, dove grazie all'intervento della CGIL siamo riusciti a recuperare spazi assunzionali che garantiscono gli equilibri appunto nei rapporti numerici e nelle cosiddette bolle. Questo per citarne uno, ma possiamo evidenziare carenze di personale allo sportello, come nei settori amministrativi, come non ultimo nel settore della manutenzione. Quindi quest'atto di responsabilità che vede nei servizi pubblici un loro essere fondamentali alla vita del Paese, determinare con un piano assunzionale sul livello dirigenziale così pesante ci sembra inopportuno da una parte e irresponsabile dall'altra, in quanto, visto i limiti assunzionali, investire sui dirigenti comprometterebbe nei prossimi 3 anni l'assunzione invece di dipendenti che danno servizi ai cittadini in modo diretto.